Le regole di questa sfida sono semplici. Inizierò una partita su The Binding of Isaac per raggiungere per la prima volta Mega Satana nel mio ultimo file di gioco. E invece che raccogliere gli oggetti che trovo nelle varie stanze, dovrò spacchettare una bustina di carte Pokémon del set Origine Perduta e givarmi un oggetto appartenente a quella specifica item pool che inizia con la stessa iniziale del Pokémon raro nel pacchetto. Riuscirò a trovare carte preziose e a sconfiggere Mega Satana? Andiamo in gioco e iniziamo questa prima partita verso Mega Satana. Allora, siamo col nostro personaggino preferito, Kaino, ovviamente che sono io, grazie alla bellissima mod di Crablet e Teddy. Aspettiamo ovviamente il primo oggetto per spacchettare il primo pacchetto. E ovviamente sì, la stanza angelica, dovrò puntare alle stanze angeliche. Ovviamente ciò vale per qualsiasi tipo di oggetto. Gli oggetti del negozio, gli oggetti delle challenge room, delle ceste, eccetera, eccetera, eccetera. Perché ogni oggetto, tra l'altro, ha una sua item pool determinata, quindi potremmo farlo con qualsiasi tipo di oggetto che troviamo, anche perché è un intero booster box, cioè 32 pacchetti in realtà, perché 4 li ho già aperti. Un po' per prove e un po' perché non riuscivo a resistere alla tentazione, devo essere sincero. Trinket no, 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 quei trinket no. Se no sarebbe troppo un casino. Oh mio Dio, e iniziamo così. Con Tarot Cloth, che è un oggetto, in questo caso, della Curse Room. E invece che raccoglierlo, andiamo ad aprirci il nostro primo pacchettino. Allora, un'altra piccola cosina, così anche capite. Questo è il codicino, che ve lo do, se mai qualcuno dovesse servire. Per riscattare carte online. E se ha il bordo bianco come così, significa che purtroppo non c'è niente di che in questo pacchetto. Se dovesse avere il bordo nero, invece, è molto probabile che ci sia una carta buona. Ma tanto avremo tante possibilità. Vediamo. Dottler, Panic Mask, Rhydon. Oh, che bello aprire carte Pokémon, ragazzi. Oddish, Litwick, Lapdisk, ok. Phalanx, arriviamo alla reverse. No, non ancora. Poliwag. La reverse è una semplice Hypo. Iniziamo con un pacchetto chill, mi sa. E la rara, perché c'è una piccola stellina qua, non so se riesce a mettere a fuoco. Vedete che c'è la stellina vicino al numero, proprio qua. Vuol dire che è rara ed è la B di Buffalant. Quindi ora cerchiamo nella Curse Room, nell'item pool della Curse Room, ovviamente, un oggetto che inizia con la B. E vediamo se possiamo prenderlo. Abbiamo Black Candle, Blood Oath e Blood Puppy. Secondo voi? Brims? No, non è nella pool della Curse Room, ovviamente, purtroppo. Ci prendiamo la Black Candle per iniziare? Andiamo. Perché se lo stessi chiedendo, sarà una partita lunga, ma anche per questo ci piacerà. Ovviamente non possiamo prenderci Tarot Cloth, ci siamo presi la Black Candle invece. E così abbiamo il primo oggettino grazie alle carte Pokémon. Abbiamo subito sprecato il cuoricino nero dal Black Candle e siamo già al secondo oggetto, già al secondo spacchettino. Phantom of the Opera, Makuhita, Electrike. Vediamo se c'è qualcosa di più di una holo, una semplice holo per iniziare. Shuppet. Abbiamo un'altra, abbiamo prima di tutto una carta buona, che è un Snizzler Shiny, Radiant. Molto molto bello questo. Questo è un Pokémon di Isui del gioco Leggende Pokémon Arceus. E dietro, ok, c'è una rara, mi sa, olografica normale, che è un Vileplume. Quindi questa sarà quella che conta, appunto, la V di Vileplume. Ma abbiamo una carta Shiny, che non è niente male. Ok, c'è solo Virgo, Vasculitis e Varicose Vein. Yikes. Non troppo bene. Giochiamoci la difensiva, dai, all'inizio. Andiamo col Virgo. Così abbiamo tutte le pillole positive. Let's go. Tra l'altro, siamo in tema Pokémon. E embraceiamo i Pokémon. Userò la Chariot fin da subito in modo da evitare casini vari. E abbiamo il terzo oggetto della run, ragazzi. Si va a spacchettare. Vediamo un po'. Che carino questo Pikachu. Molto cute. Jinx. Che bello questo Snorlax. Una Trainer Gallery. Queste sono le carte che si possono trovare al posto della reverse. Però questa è quella che ci interessa, ovvero un bel Raichu, quindi con la lettera R. Guardate, abbiamo solo Rotermite oppure Roid Rage. Direi direttamente, siccome ce l'abbiamo anche qua in gioco, di prenderci Roid Rage. Non vedo perché no. Abbiamo una stanza con i dadi, che potrebbe essere interessante. Possono fare diverse cose utili, le stanze con i dadi. No. Quarto pacchettino? Quarto pacchettino. La reverse è un semplice Inkay, ok. E la rara è un Electros con la E. Ah, con la E. Mi viene in mente... no, non c'è Electro qualcosa? No. Vediamo un attimo, eh. Epic Fetus, wow. Eden's Blessing, interessante. Empty Heart. Euthanasia. X-Mascara. Explosivo. Eyesore, che è quello che abbiamo anche lì. Direi un bel Yves Mascara, potrebbe rendere la run più interessante. Let's go. Abbiamo ovviamente molto meno fire rate, ma molto più danno. Ci duplica il danno e anche di tutto il danno futuro, ovviamente.
Yes. Purtroppo non abbiamo molte monete o consumabili vari per magari comprarci qualche anche oggetto del negozio o qualcosa così. Un po' un peccato. Ci sta droppando un sacco di chiavi il gioco, non che mi lamento troppo, ma insomma potrebbe fare un po' di meglio. Tanto qua abbiamo un Gemini, miei cari, molto molto easy, soprattutto col danno doppio. Spero di poter trovare, grazie anche alle carte Pokémon, un Fire Rate Up. Altro codicino bianco, ragazzi, non sta andando benissimo per ora, ma non ci si può lamentare troppo. Che dite? Vroomple, vediamo se la reverse è qualcosa di buono. Niente, un'altra comune, Makuhita. E la rara è un Comfy, con la C. Abbiamo il Crack Jacks, Consolation Prize, Cat Nine Tails o Caffeine Pill. Andiamo per più danno? Andiamo per più danno. Così mi dà anche un po' di shot speed che mi mancava con l'ismascara. Let's go, ragazzi, let's go. Prossimo piano, siamo già al terzo piano e non siamo messi per niente male. Ora abbiamo la garanzia di trovare un patto angelico, se mai dovessimo trovare un patto, con la percentuale appunto che ci fornisce il gioco. E vediamo un po' se sarà così. Ma sì, dai. In caso che ci sia un oggetto, non c'è un oggetto. Speravo veramente in un oggetto nella Golden Chest. Vabbè. Qua sappiamo che c'è la Secret Room. Possiamo anche prendere la cesta qua? No, purtroppo no. Ma sapete cosa? Siccome non abbiamo vita rossa, cioè non abbiamo cuori dell'anima, ehi! Un altro oggettino della Curse Room e un altro spacchettino per noi. Hi-hi-hi. Il codicino è nero, quindi vuol dire che c'è almeno una holo. Blip Bug, anche se vedo qualcosa di più di una holo, sapete. Finneon, Spinarak, Paras, vedo qualcosa di più di una holo, almeno una V c'è, secondo me. Inkay, Lost Vacuum come reverse e un bel Rotom V, che carino. Con la R, quindi, di Rotom, nella Curse Room. C'è qualcosa con la R? Non c'è niente con la R. E questa Curse Room è stata un vero e proprio fallimento. R di RIP. R veramente di RIP. Un grande e succulento RIP per noi. Ma va bene così, dai. Non possiamo sempre ambire al massimo. Ok. Cuore dell'anima? No, questo è il contrario di un cuore dell'anima. Oh, Gesù, ragazzi, che fatica! No, ho preso un danno e niente. Non sarà così facile trovare un patto con l'angelo in questo piano, anche se c'è comunque il 12%. Shopet! Shello, su, vedo qualcosa di nuovo, ragazzi. Growlithe! Vedo qualcosa di nuovo. Ducklet! Rockruff! La reverse è un semplice Horsey, ma... è una V-Star? No! È una Drapion V Full Art! Che carina questa carta. Oh, questa è una bella pull, finalmente. Dr. Fetus di nuovo. Ah, me l'abbiamo già fatto. No, non è vero. Perché prima era Epic Fetus. O Dr. Fetus o Death Touch. Beh, direi di sì. Abbiamo ancora meno fire rate. Ma la cosa più bella è che abbiamo il piercing, ragazzi. L'importante ora è mantenerci la vita. E in generale, appunto, la salvaguardia della run. Perché sarebbe veramente uno spreco morire dopo questo bel inizio. Questo è una Zanzo card, ovvero una, come si chiama? La Chaos card, per chi se lo stesse chiedendo. Non so se riusciremo a tenercela fino a Mega Satana, anche perché purtroppo si può shotare solo una delle sue fasi, però ci proveremo. E miei cari, subito un altro gettino, subito un altro spacchettino di Pokémon. Squovet, reverse, normale, Jinx di nuovo, ok, e... è una semplice holo. Una bella però Cresselia holo, guarda che bella sta carta, ragazzi. Bella luminescente. La C di Cresselia olografica, questa è molto carina. Direi di andare, ragazzi, con il Consolation Prize, perché ci aumenta sicuramente il fire rate. Esatto, più 33 e ci dà anche un consumabile, una chiave. Niente male. Oh wow, oh Gesù. Fanbrodo, questo dannetto poteva evitarmelo, perché ora sono di nuovo senza protezione per il patto con l'angelo, che questa volta potrebbe essere al 75%. Ma dai, addio. Ora abbiamo il 92%, se non ci spona così il patto con l'angelo, mi arrabbio. Diciamo che mi arrabbio. Allora, ci prendiamo un cuoricino dell'anima e poi ci prendiamo un oggetto del negozio. Come funziona? Paghiamo comunque con i soldi, quindi ci prendiamo la compass, ce la rimuoviamo e dopo giochiamo come sempre. È una reverse Manectric, bello, una reverse rara, simpatica, e... È un Goodra di Isui V. Ok, vi giuro, per un attimo pensavo fosse qualcosa di molto più... molto più raro. Niente, e quindi un Goodra V di Isui. Con la G, cosa possiamo prenderci con la G nello shop? Allora, negli oggetti passivi niente. Male. Vediamo negli oggetti attivi se c'è qualcosa con la G. E la Glowing Hourglass, interessante. Nice. Così possiamo anche rimediare a qualche nostro errore stupido. Figurati. Ehi,
Bob's Curse. Allora, in questo caso, praticamente, perché questo boss ci potrebbe spawnare solamente questo oggetto, no? Con la B, Bob's Curse. Che è Shrek, ovviamente, come potete ben vedere. Quindi dovrei aprire un pacchetto e se esce un Pokémon con la B, dovrei prendere l'oggetto. Siccome è bassissima la possibilità che mi esca un Pokémon che inizia con la B, e quindi in ogni altro caso non me lo prenderei, non apro neanche il pacchetto. Così, tra virgolette, non lo spreco. Questa mod, ragazzi, invece è fatta personalmente per me, dai fantastici Mr. Crowlet e Teddy che vedete in chat. Se vi va di scaricarla, ci sono ovviamente un sacco di reference al mio piccolo canale, tutti i miei memini che sono nati, ma anche ovviamente a robe di cultura generale divertenti. Se vi va di scaricarla, si chiama Demon Blue Rich Sprites ed è veramente una mod fantastica. Ragazzi, qua invece direi che si spacchetta. Bronzor, mi sa che questo è un pacchetto un po' dud, sapete? Non vedo neanche niente nello spot della reverse, ma potrebbe sempre stupirmi. Inkay, Meanwhile e la rara è un Hoopa. Ok, con la H. Ma ci sono un po'. Hollow Flies, Hollow Ground, Emola. Oh mio Dio, Emolacria. Holy Light, Holy Mantle, Holy Water, Hostet. Emolacria è veramente la morte del danno. Ah, Emolacria. Abbiamo 0,60 di lacrime, però abbiamo 28 di danno. One shot anche il fungo da chiuso. Sono talmente forte che one shot anche il fungo da chiuso, vi rendete conto? Cioè, a dire che spariamo piano. Però, se riusciamo a far combaciare l'Emolacria dove atterra. Madonna, siamo forti. Mamma mia, siamo forti. Ed eccolo qua il patto con l'angelo. Allora, andiamo prima a sceglierci l'oggetto qua dentro, che è uno dei due, perché è una scelta, ovviamente. Quindi non possiamo farli entrambi, purtroppo. Clefairy, Lickitung, Horsey, la reverse. È un Licky Licky, ok, abbiamo l'evoluzione. E è una holo, Kingdra. Kingdra holografico con la K. Infatti, gli attivi non ce ne sono. Di passivi, purtroppo mi cari, ci tocca skipare l'oggetto della Angel Room. Che fastidio. No, in realtà non siamo iperpotenti, sapete? Dobbiamo beccare bene. Oh, che bello, Light Train. Questa ovviamente devo raccoglierla. La parabola con la Emolacria per fare dei buon danni. Gumi, la reverse è un Barbaracle, ok. E Porygon Z, PD Porygon Z. Pentagram, Pigeon Boy, PJ, Splacenta, Polydactyly. Andiamo per il danno, miei cari? Andiamo per il danno. Abbiamo 31 di danno. Sapete cosa sarebbe la fine? Toxic Shock. L'oggetto che fa a tutti i nemici un danno pari al nostro danno per 3 volte appena entriamo nella stanza. Quella sarebbe la fine. Quella sarebbe GG per tutti. Ok, Parasite. Oddio che il Gadildo. Purtroppo non posso prendermi il Gadildo, ma Parasite è qua con noi. Vedo qualcosa. Rhyhorn, Aipom. Vedo qualcosa nel posto della reverse, sapete? Roselia, Gumi, magari è una Black Gold. Meditite. Ok, la rara è la M di Magearna. Ma ragazzi, Eternatus VMAX, Alternative Art della Trainer Gallery, con il nemico di Spada e Scudo, che ora non mi ricordo come si chiama, ma è stupenda sta carta. Sta carta è letteralmente fantastica. Let's go! Con la M abbiamo Magic Mushroom, Magneto, Marked, Mebon. Dai, non guardo neanche gli altri. Magic Gabibbo, è lui, vero? Magic Gabibbo. Bene, dammi Virus per favore. Ah no, ma tanto sarebbe lo stesso principio dell'altro mini boss che mi ha droppato un oggetto. Ovvero, non ha neanche senso provarci. Meglio così forse, che mi dà una Shot Speed Up. In realtà non male, eh? In realtà non male. Abbiamo War, che è molto molto fastidioso. Farò una cosa, userò questa, giusto per vedere se riesco a ucciderlo senza ricevere danni, così almeno abbiamo una possibilità leggermente più alta di trovarci in patto col... wow, con l'angelo, ma a quanto pare no. Altro giro, altra corsa, miei cari. Bronzor, Electrike, Ghastly, Binacle, la reverse è una... bello, Hisuian and Arcanine, e Glasgow. Con la G. Glasai o Growth Hormones? Direi di andare col Growth Hormones semplicemente perché abbiamo 2/3 di siringa. Beh, 57 di danno. Che dite, abbastanza? Proseguiamo? Se non altro ora, con 57 di danno, tutti i nemici che attraversa la lacrima li fa fuori. Quindi sono bello forte. Un po' più di fire rate non mi dispiacerebbe, però
allo stesso tempo non posso per niente lamentarmi. Sapete cosa sarebbe fantastico? Un oggetto che mi duplica la... Ah, peccato, perché non posso prendere The Virus ora? Che palle. Un oggetto che mi duplica le lacrime quando atterrano, così continua la streak di lacrime, no? Mianfu, mi sa che questo è l'altro pacchettino. Dud, Litleo, Wurmple, ok, non male. E... Dugong. Con la D, senza pensarci troppo. Dead Eye. Proprio così. 64 di danno, 71 di danno, 78 di danno. L'ho mancati. 64 di danno, dicevo. Mi sono preso un danno anch'io. 71 di danno. 85 di danno. Mo speriamo Rock Bottom. In realtà non mi aiuterebbe neanche più di tanto, sinceramente. Tu muori. Ci prendiamo il battery pack. Anche se non ci serve più niente, ci rimuoviamo il battery pack. Bronzor. Ah no, niente di che. Iskan. E la rara è una Malamar con la M. Sapete che la coin purse, siccome abbiamo tutte le pillole positive, non sarebbe male. Magari ci viene una tears up. Non prendo la member card semplicemente perché non ho abbastanza monete per sfruttarle in questo o nel prossimo piano. Speriamo in una pillola tears up. Beh, direi che un health up e un tears up per un oggetto del negozio non è male. Non è niente male. E l'ho praticamente chiamata. Mi sento un Nostradamus, mi sento. Isaac! Poverina. Yes! Altro patto con l'angelo, ragazzi. Oh, non posso prenderlo. Non posso prendere il cuore del demone. Dobbiamo spacchettare. Electrike. Shuppet. Purtroppo questi ultimi pacchettini sono stati un po'... Bella Cresselia Reverse. Un po' deludenti. H di Hunchcrow. Ok, c'è Holy qualcosa. Holy qualcosa. Holy Light, Holy Mantle, Holy Water, Holy Grail. Io andrei più sulla difensiva, sapete. Holy Mantle non è male. Però abbiamo tanta fortuna. 3 di fortuna. Quindi Holy Light si procherebbe abbastanza spesso. Holy Light, sia. Anche se sparo poche lacrime, è possibile che si procchi abbastanza spesso. Anche se ora non sembra essere così. E intanto, ragazzi, abbiamo la seconda pezzo di chiave. E abbiamo sbloccato Dead Skin. E anche la challenge numero 19, a quanto pare. E anche la Filigree Feather. Ok. Let's go. Arriviamo. No, che palle. Questa è una cosa che odio, andare completamente verso la strada sbagliata senza neanche volerlo. Vediamo almeno se ci capita un altro patto, per esempio. Comunque l'oggetto del boss, quello resta sempre. Madonna, che forte ora che sono. È un po' allucinante, eh. Un po' allucinante la nostra build ora come ora. Loki E. Loki doppio, che ora è Loki singolo. Pacchettino di carte. Oddish. Con questo oggetto del boss dobbiamo trovare... Oh! Sì, che bella che sta carta! La volevo tantissimo! Ok, Sojourner come rara, ma questo Charizard con Dandel è stupenda, ragazzi! Che bella che sta carta! Vi giuro, era una di quelle che volevo di più dalla Trainer Gallery. Al boss con la S abbiamo un'ultima siringa. Vediamo un po'. Steroids? No, Speedball! Ultima siringa, ragazzi! Ultima siringa per Spun. O Synthoil. Synthoil. Altro danno e ultima siringa. Aumentiamoci sto danno. Bel cappello, grazie. 141 di danno. E un altro health up. Abbiamo vinto, dite? Ci serve ancora la Zanzo card barra Chaos card? Secondo me no. Cosa ne pensate voi, ragazzi, della colonna sonora di Binding of Isaac? Vi piacciono le OST? Io personalmente le adoro alla follia. Mi è caduto il telefono, vabbè. Addio cuore. Patto col diavolo. Oh, questo è interessante. Ok, purtroppo c'è solo una scelta. Però, siccome pago solo un cuore, dovrò solamente prendere oggetti che costano un cuore. Non posso, ora pagando solo un cuore, prendere oggetti che ne costeranno due. Ovviamente è un po' barare come cosa. Rhyhorn, Ipom, la reverse è un Electros e una holo normale. Che bello Snorlax. Snorlax, S di Snorlax per il patto col diavolo. Vediamo un po'. Sacrificial Dagger, difensivo. Sanguine Blood non ci serve. Shade Sister Maggie. Ah, Sulfur, è vero. L'avevo detto Sulfur. Scherzone. C556. Amuleto il demone. Bene. Andiamo da Ash, giusto per il divertimento? Andiamoci, dai. YOLO. Abbiamo un oggetto della Golden Chest Pool. Ecco, dai, è interessante. Possiamo aprire un pacchettino perciò, dai. Intanto vediamo... abbiamo potenzialmente due oggetti da acquistare nel negozio.
Ma facciamo che ne faccio solo uno, dai. Litwick. Reverse Gift Energy. Molto blech, ma... un Pidgeot V. Sinceramente, non la carta più ricercata del set, però è sempre una V. È molto simpatico questo uccellone. PhD, Pay to Play, Piggy Bank, Pokego. Pokego è in tema, hai ragione, e andiamo per Pokego. Come non detto. Pokego. Ehi, abbiamo anche il Pokémon Go qua del telefono. Ah, un altro spacchettino, scusate. Phantump, Reverse, Porygon Z rara, non male, e... oh, Mr. Mime, che Pokémon brutto. Non mi piace per niente, Mr. Mime. Midnight Snack, Matchbook, Magic 8 Ball, Mom's Purse, Mom's Ring, Mr. Dolly. Mr. Dolly per un bel Tears Up, direi. Ci siamo? Ogni lacrima che gli sparo addosso è un fottuto pugnale. È una pugnalata. Madonna, guarda qua, poverino. Ultimo colpo, ora. Ancora uno. E addio. Boss opzionale. Migliore di sempre. Fatto. Oddio, è vero, con la terza volta che abbiamo sconfitto Hush abbiamo sbloccato il primo piano delle fogne. Let's go. Andiamo verso il basso, però verso Mega Satana. Facciamo anche che nel piano della Dark Room potrò scegliere un solo oggetto del patto col diavolo, non tutti quanti, se no siamo qua anni. E andiamo subito a Satana, ragazzi. Yes. Usiamolo sto coso allora, dai. Ok. Ciao ciao Mega Satana. Anzi, Satana normale. Un altro HP up, let's go. A 1, 2, 3 e 4. Ok, così. Ora, spacchettiamo la carta. Roselia, la reverse. Non ancora. Dicevo, la reverse è un Dewgong. E Clefable con la C. Cosa abbiamo nel patto col diavolo con la C? Abbiamo Ceremonial Robes, Cambion Conception e tipo basta. Wow, Ceremonial Robes per altri tre cuori neri e per arrivare a 147 di danno. Ci piace 147 di danno? Direi che ci piace 147 di danno. Ehi, Pokego ci ha fatto comparire un Pokémon. Grazie. Questo in teoria è parte della item room. Litleo, Ghastly, una reverse Miss Fortune e Landorus non holo. E io mi prendo Libra, ragazzi. Hai nuovo? Ok, dai, prendiamoci Little Hound. Solo perché è moddato da Crab. Duolingo? What? Oh mio Dio, che carino l'uccellino di Duolingo. Non riesco a beccarlo come si deve. Ok, l'ho beccato come si deve. Addio, piccolo Lamb. L'unico sta insegnando l'italiano ai nemici. E ci manca solo, ragazzi, il mega satanasso per concludere in bellezza più totale questa run. E sapete cosa? Lo moccherò pure. Lo zanzo carderato, let's go. E ora muori. Non lo vedo neanche, ma devo sparare da così lontano perché sennò... oh Gesù Cristo. Sennò non riesco a colpirlo. Dai, damageless, hitless. Yes. Che battaglia semplice, ragazzi. Nella facilità più totale. Abel, Green Baby e abbiamo sbloccato Apollyon. E anche la challenge 26, e anche la challenge 31, e anche la challenge 34. Let's go. È stata una run ultra divertente. Io non so che cosa dire, mi sono divertito all'infinito, a dismisura. E niente, veramente, veramente bello. Bello arrivare a Mega Satana con i Pokémon. Bellissimo.